un po' così. Poi vado a casa, e questo succede a Giulia, cioè va a casa e di sera in realtà senza volerlo si trova a pensarci ancora, no? E ci pensa ancora, ripensa a lui. In realtà ha i contatti di lui, perché lui alla fine ha distribuito ad alcuni studenti biglietti da visita e lei in realtà gliel'ha chiesto. L'ipotesi principale delle teorie economiche classiche è che le persone sappiano cosa vogliono e agiscano nel proprio interesse. Non accade quasi mai. È raro sapere cosa si vuole davvero, e anche quando lo si sa, è difficile governare la prepotenza che accompagna i nostri sogni, dare un indirizzo. Non sempre si agisce nel proprio interesse. Basti pensare alle dipendenze, quella dalle sostanze, ma anche quella dai comportamenti, dalle persone, dalle aspirazioni. Le gabbie, spesso invisibili. Le teorie economiche classiche si basano su un'ipotesi comoda e sbagliata. L'individuo che ragiona, animato solo da una chiara visione dei propri interessi. Un simile individuo non esiste, o perlomeno è raro. Immaginare che descriva l'umanità significa operare una distorsione gigantesca. L'umanità si muove in uno stato di confusione, di paura, di entusiasmo cocente, di incertezza, di violenza soprattutto, verso di sé e verso gli altri. Gli esseri umani amano pensare che le loro decisioni, corrette o no, riflettano una coerenza interna, una personalità, una persona, un significato. Non c'è nulla che l'essere umano detesti più dell'assenza di significato. Eppure succede spesso di essere vuoti e la fatica di tenere duro si accumula. La tensione ogni tanto lascia spazio al pianto e al gelo. In questo caso, innamorarsi può essere utile.